Roberto Giazzone, allora siamo arrivati al via del 21esimo trofeo Canny & Mountain Bike, domenica Preone, tutto è pronto? Tutto pronto, sì, abbiamo messo sotto gli organizzatori di Preone, si stanno facendo in quattro per preparare un bellissimo percorso, il meteo ha aiutato, siamo stati anche oggi in perlustrazione, tutto asciutto, perfetto, le discese sono levigate, battute, ma parecchio facili, e il tratto anche basso lungo il greto del tagliamento ai bordi è ben compattato, quindi si pedala facilmente. Le salite iniziali non siamo riusciti a modificarle, quindi un minuto al 30% ci toccherà farlo, e dopo il solito pezzettino sopra il paese, salita asfaltata molto pedalabile da spingere fino alla fontana, poi 5 minuti duretti e dopo si fa il traverso su una strada forestale e la discesa super bellissima, battuta, l'erba tagliata, non si può sbagliare, si arriva di nuovo alla fontana, discesa di nuovo adesso un po' più tecnica e dopo si fa quel breve giro attorno al bunker, dopo si passa davanti al cimitero, si rientra in paese e lì si fa la gincana finale per arrivare al traguardo. Rispetto all'anno scorso, per chi c'era si ricorderà che abbiamo avuto insomma degli imbottigliamenti il primo single track in discesa, quest'anno cambiamo un po' la partenza in modo da far godere a tutti insomma la bellezza della discesa senza dover mettere il piede per terra. Poi da ricordare che sul sito canyabike.it/trofeocanymtb c'è anche il GPS, il file, no? Sì, abbiamo modificato, cambiato tutto il sito, andate su canyabike.it e troverete nella sezione del trofeo, troverete il calendario con cliccabile il percorso dove c'è l'altimetria, la planimetria, la descrizione e il file GPX scaricabile e anche la pagina dell'evento dove trovate gli orari, si parte alle 10, quindi iscrizioni entro le 9.50 e raduno, insomma orari delle premiazioni, pasta party eccetera. Vuoi ricordare velocemente il motivo per il quale si parte a metà giugno anziché a fine aprile o inizio maggio come in passato? Abbiamo ridotto moltissimo le prove, quest'anno ne abbiamo 7, di cui 6 gare e un raduno, e quindi per non spalmare eccessivamente le date su tanti mesi abbiamo preferito partire più tardi e fare insomma un calendario un po' più ravvicinato.